The fuck They put my business on the block. Sister, no, they never gotta get a job. Bro, he said he rather spend shit than rob. Damn, dog, He ain't planned, dawg. That's your plan, dawg. That's your man, dawg. Fuck both of them, I want them all gone. Shit been getting shaky, I'm staying where I'm safe. Coping spots, I don't know where I stay at. Why would you play and You know when I'm it. Flipping words when you know I ain't sayin'. it. I've been good, so I'm guessing it's payback. Smoking woods in the back of the Maybach. I'm the hero, so they got to face that Hit road, where the fuck is my K-back? Welcome to the Today's Guest Podcast. Pronti? Capo? È il primo che fai così all'aperto? Minchia, che onore! Che onore, sono onorato. Allora, ricordati il microfono sempre vicino. Ok. Abbiamo il rumore delle onde che si sente quando, quando parliamo, anche se sono abbastanza in telecamera. Centrato qua. Ok. Vale, si sta bene, siamo nella nostra città, no? Bellissimo. Devo mettere anche a me questo qua sotto così almeno. Sono bari sereni. Oh. Meglio di essere in ufficio, dai. <ride> Molto meglio di essere in ufficio. Quasi meglio di essere in America, o meglio di essere in America? Dipende dai punti ma, di vista. Ah, dipende dai punti di vista, come paesaggio, sì, direi. Che bello parlare con te, fratello. Eh, da. ormai sono quasi vent'anni che ci conosciamo. comunque. Sono vent'anni <ride> che ci conosciamo e abbiamo avuto un'esperienza, tu l'hai proseguita ed è per questo che anche sei qua a raccontarla oggi, ma un'esperienza unica di andare negli Stati Uniti a studiare, essere atleti. Uh, non vedo l'ora che me la racconti e che la puoi raccontare a tutti perché è veramente fantastica però partiamo dall'inizio come dicevi ci conosciamo da vent'anni perché? Eh, perché più o meno direi all'età di 6-7 anni insieme abbiamo iniziato il percorso nei, nel settore giovanile del Genoa: pulcini pulcini <ride> e... ah, aspetta ferma tutto non ti ho neanche presentato glielo per scontato cioè <ride> ti ripeto 25, vai per i 26 adesso a febbraio 6 sì. foot 3 From uh, Genova Pegli Guaresi, um, no, sei? 1,90. Ah, ma la facciamo in inglese allora. No, vabbè, no, dai, vabbè. facciamo in italiano. Poi. Dici che non capisco. Okay, va no, bene. no, ci proviamo. Poi dopo magari facciamo qualcosa di dai, inglese. Va bene. Però cosa sei? Allora? 1,90. Sì, 1,90 sui. Punta centrale, sfondamento e tecnica. Io ti conosco perché ci ho giocato insieme. Vabbè, ad ogni modo. Dai. Bravissimo, bravissimo ragazzo, è un amico da vent'anni. Ti anni. ringrazio, è un piacere. Vabbè, continua, quindi Pulcini. Sì, abbiamo iniziato questo, questo percorso insieme nei Pulcini del Genoa. Um, se, no, se non erro nella famosa Begato, um, non erri. Che non tutti conoscono perché non è un proprio un posto famoso, però è stato tante storie: l'inizio di tutto. E con tanti ragazzi qua che conosciamo, entrambi di Genova. È iniziato un po' tutto da lì con uh, il sogno, diciamo che. Tutti i bambini hanno probabilmente italiani, ma anche in giro per l'Europa soprattutto, di poi un giorno fare del calcio anche il proprio lavoro. Dove tutto ha avuto inizio? Sì. Dove tutto ha avuto inizio? E, e dove, dove ha proseguito? Dove ha continuato? Noi ci siamo persi per qualche anno. Ci siamo persi per qualche anno, direi quasi per colpa mia, perché se non erro tu hai proseguito uh, nel qualche anno, qualche eh, hai un paio d'anni. E io poi ero ritornato dopo, uh, io durante il cammino diciamo, mi sembrai giovanissimo, poi, o l'anno prima di giovanissimo ho perso due anni perché da piccolo ho avuto un sacco di... non, è... non sono mai stato un fenomeno comunque, e questa è la verità. E... e poi sono riuscito in qualche modo, ero andato a giocare nel Bogliasco. Eh, avevo fatto un anno importante e, e poi mi ci sono ritrovato al Genoa, appunto negli allievi. E, e tu mi sembra che no, fossi non già ci... andato via. Esatto, e io mi ricordo benissimo il tuo percorso perché ci ho giocato con te quando eh, ero sì. piccolo. Non è vero che tu non sei mai stato un fenomeno, ma è vero che quando eri piccolo la tua altezza e la tua stazza ti, aveva, ti rendeva più lento no? ed era l'unica cosa perché tecnicamente eri bravissimo. E Infatti probabilmente l'avevi patita Come io pativo il contrario no? Io pativo l'essere magari più piccolo certo, Più mingerlino Tu pativi l'essere più grosso E poi dopo poi Infatti è venuto fuori invece la, il, la, la, il lato positivo Dell'essere quello che sei E infatti l'hai sfruttato a bomba Cioè tu sei Hai fatto la primavera o sbaglio? Sì o no? uh, Come hai detto te Sono riuscito a trasformare di, di Questo lato negativo quasi Da piccolino Essendo grosso Quasi um, quasi incapace di avere una corsa naturale, eh, quindi un sacco di problemi anche così, eh, sono riuscito a trasformarli in un lato positivo e poi sì, ho, dopo questa esperienza qua diciamo, poi allievi primavera per, eh, e poi da lì ho fatto un prest prestiti in Serie D. Finché poi non è arrivata questa opportunità. Mi ricordo anche in Serie D, sì, perché tu inserisci... Alla D, lavagnese. Alla lavagnese, ma c'è stato un momento in cui tu hai fatto anche a Bogliasco. In Ho Serie fatto D. D. Perché mi ricordo che ero, a, ero nella Juniores del Bogliasco e tu invece in quell'anno lì che venivi dalla primavera eri già andato ero in prima andato squadra in prima e quindi squadra. abbiamo giocato un paio di, di partite. Esattamente, esattamente. Però vabbè, e al di là di quello invece io poi voglio arrivare... Come ti è arrivata l'America? Perché ognuno di noi, quelli che ci conosciamo, che sono partiti e andati avuto un'esperienza diversa, no? ognuno sì. è partito da qualcosa, la tua? La mia è partita, io ero assolutamente ignoro del fatto di questa opportunità americana, non, ehm, non avrei mai pensato cioè, a, a 15 anni se mi avessi detto guarda tra 4 anni trasferisci in America, però è, stata, è stato quasi un colpo di fulmine nel senso che... Eh, un mio amico, uh, Federico Zanna, che probabilmente sì. era già in America. stava già facendo processo per andare in America. E un po' lui mi aveva introdotto, diciamo, è stata la prima fonte diciamo, per, la, per la mia conoscenza personale di questo eventuale percorso. E lui mi ha messo un po' a conoscenza, però in verità poi è stato il mio procuratore dell'epoca, uh, Vincenzo Rispoli, che um, aveva appunto... Con, cioè, conoscenze di questo, e lui parlando anche con lui, um, scambiandomi idee, mi ha dato diciamo un po' di informazioni e quasi la spinta che, di cui avevo bisogno, perché, comunque, come ben sai, non è una cosa facile, non è una decisione facile da prendere. E no, assolutamente. Adesso presumo penso tu lo ringrazi. Assolutamente. <ride> Sono le classiche se tornassi indietro fai esattamente lo stesso. Però, come probabilmente conosci bene anche te, ci sono ragazzi che an sono andati e sono tornati, perché non è una, non cosa, è facile. una cosa facile. Non è non, soprattutto per chi non conosce, vera conosce veramente poco. No? Noi conoscevamo, almeno io parlo anche per te, ma fermami se sbaglio, eh, siamo partiti un po' ignari di che cos'era il mondo americano, il mondo del college. No? Eh, poi avevamo anche la barriera della lingua, io un po' meno di te in quel caso. perché... Certo. La la, la, la sapevo probabilmente leggermente meglio ma all'inizio uguale avevamo avuto grandi difficoltà in più ripeto la prima scelta che fai quindi il primo college perché spesso e volentieri ecco questa è una cosa da dire ci sono tantissimi ragazzi bravissimi ehm, che partono in America eh, in una certa scuola e poi giocando bene dimostrando e facendo vanno a finire al top questo proprio perché non conoscendo la prima volta che noi andiamo il, il mondo il sistema quando ci dicono ti diamo la borsa di studio completa, ovunque, ti pago qualsiasi cosa, anche questo, questo, quell'altro, tu prendi e vai e non ci ascoltando pensi. Sto ascoltando anche le cifre di queste borse di studio, perché sono sicuro che tan tante persone anche qua in Italia non sono a conoscenza di appunto quanto costerebbe studiare in America, senza magari anche una borsa di studio. In media saranno 30-40 mila dollari. Minimo, minimo. Sì, sì, considerando i college in media, considerando che esatto. se tu vai nelle Division 1, quelle di cui esatto. abbiamo fatto noi, esatto. eh, sì, di costa più. di più. E, e poi, vabbè, borse di studio, ora non, è inutile parlare di cifre, però ehm, noi, io vivendo fuori dal college, come presumo anche te, eh, ci veniva rimborsato, non rimborsato, ci veniva data una cifra per il vito alloggio, eh, praticamente ristipendiato, per giocare a calcio esatto. in università e laurearti gratuitamente in un istituto che dovresti pagare 50.000 50 dollari all'anno. Cioè è un sogno. Un Poi, privilegio, un privilegio enorme, un privilegio enorme che scopriamo, ripeto, scopri sempre di più, più sei lì. Assolutamente. Tu lo scopri. Magari da questo podcast qualcuno riesce anche a, a immaginarsi Guarda, un po' meglio. È una delle me. mie speranze perché è veramente un percorso. Io dico sempre che siamo stati fortunati, perché comunque uh, non tutti hanno avuto questa esperienza, però secondo me. Um, siamo stati anche bravi perché comunque come dicevo prima non è una scelta facile partire ma non è una cosa facile rimanere anche nel senso che una volta arrivati tanti dicono um, sai quando si dice una volta che ce la fai il difficile è rimanere al top um, una volta arrivati là comunque sei da solo e è dura rimanere là però siamo stati fortunati ma secondo me siamo stati anche bravi fortuna aiuta gli audaci assolutamente ce la siamo creata noi e, e sicuramente l'appoggio delle nostre famiglie sicuramente, sicuramente fortunati per quello per me la mia fortuna è più quasi la nostra fortuna è stata sì. più quella della nostra famiglia dietro e più che per altre cose perché secondo me um, conoscendoti da una vita e sapendo come sei Uh, abbiamo messo il 100% in tutto quello che abbiamo fatto quindi e non l'abbiamo fatto senza il supporto dei nostri genitori esattamente che è, che, è fondamentale. che è fondamentale quando sei così lontano ripeto ti possono venire i dubbi ti possono venire le cose l'orgoglio che vedi nei loro occhi e senti nelle, nella loro voce quando fai mh, che una semplice chiamata whatsapp ti dà la forza di, dire, di andare avanti bravissimo. sempre e um, poi vabbè ripeto sei studente a ora io ho già sfoggiato non so se hai visto eh ma beh. dovevo farlo eh, ma ho una trovato. delle scuole per chi non lo sapesse, una delle scuole più prestigiose in America. Oh, Quindi, giusto eh, così. È il mio amore eterno. Immagino. Sarà per Ho vissuto un po' la tua storia attraverso negli anni, perché comunque e eravamo lì era insieme, eh, certo. però lo farei anch'io. <ride> <ride> comunque sì, lì ti danno la roba, te uguale a Irinaika. No, uh, a, uh, ehm, Under Armour. Under Armour. Under Armour che è bravissima. una marca fighissima per roba sportiva. Poco conosciuta roba, qua però. Fighissima. Il problema potrebbero essere le scarpe Un pochino e Perché ti prendi tutto il bello che c'è del resto Però le scarpe Assolutamente Infatti non abbiamo avuto non pochi problemi con i nostri allenatori Perché come ben esatto. sai quasi ti obbligano a, no, a Sei obbligato per cioè. questione di sponsor a mettere le scarpe dell'Under dell'underarm E tu per non giocare. le vuoi perché è la parte più importante che puoi mettere E io non posto. le mettevo neanche in allenamento <ride> Ma <ride> scusa, e quindi cosa detto di lo scotch sulle Nike? Eh, avevo. Se non erro, avevo il, una Nike Mercurial tutta nera. Che in qualche modo in, eh, con la telecamera quasi scompariva il diciamo sì. il baffo. Eh, io e so che Nike. mi facevano delle tipo Quindi, scotch eh, ma io sì, ho visto veramente eh, cose so. interessanti perché, proprio perché appunto per l'Under Armor, noi la fortuna di avere Nike non hai problema ma se hai l'Under Armour per scarpe ti può, ti può anche un po' limitare ah, sì. se sei soprattutto abituato no però è vero, la storia dei contratti è verissima cioè è un rischio quello che hanno, ti hanno lasciato fare i tuoi allenatori assolutamente e, sì perché per esempio Ohio State eh, questo lo so me l'aveva detto il mio allenatore quando ero andato in visita al contratto con la Nike più, il contratto più grande um, che hanno i college in America, li pagano 200, un quarto di miliardo, sì, 250 sì. milioni di dollari per 15 anni di contratto, ma questo non è per il calcio per noi, ecco un'altra cosa da specificare è, le scuole così grosse hanno un apparato atletico, un dipartimento atletico assolutamente enorme, abnorme, sì. abnorme. ad Ohio State per esempio c'erano 39 sport se non sbaglio, tra, divisi tra maschi e femmine credo 39. Nominali ci sono: baseball, basketball, uh, football americano, che è il più prestigioso, um, fucile, pistol, rifle, e femminili. Wrestling, uh, volleyball, um, poi mi ripeterò: ma hockey, hockey, field hockey, vabbè, qualsiasi sport. Quindi, uh, il contratto, ecco, dalla Nike ovviamente, è per fornire tutti gli atleti di tutti gli sport, ma soprattutto la squadra di football americano. e quella di basketball che arrivano i maggiori fondi che io sono, rimango, sono rimasto scioccato illimitati. quando ho visto la, il giro di soldi che c'è, perché mm. eh, lo stadio di, di Ohio State ha 105.000 spettatori. Sì, parliamo forse di un, uno degli stadi più 4. belli sì. del di college, a livello coll collegiale in America. Sì, eh, Ohio State più o meno di football americano è sempre nelle top 4 della nazione. E 105.000 persone sempre presenti allo stadio, cioè sempre pieno. Spettacolo. Ma non solo, cioè, se tu prendi lo seasonal ticket all'inizio dell'anno paghi tipo una cosa come 75 80 dollari a partita eh, se prendi il seasonal se tu per caso invece vuoi solo un ticket il, il biglietto peggiore cioè miglio, peggiore che puoi prendere lo paghi il doppio assolutamente e quindi immaginati solo i soldi che arrivano dentro l'Atletic department comunque questa è ah, il Carolina sì. perché off, ora si off. è parlato di Iowa State ma tale quale non hai bisogno di Iowa State con football americano ma sicuramente con l'Atletic department incredibile Uno, esatto eccezionale più prestigiosi anche lì, uh, Nella, in, 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 che conference è? più? Uh, allora, quando, ahimì, quando ho giocato io lì, Belt, era okay, la Sunbelt so che come conference uh, è sempre stata ottava, nona, probabilmente nelle conference di D1. Uh, wow! Sta, sta arrivando il tramonto. Wow! Benvenuti a Genova. <ride> um, però no, uh, come scuola in sé e come programma è sempre stato uno dei prestigiosi perché mi sembra insieme a Wake Forest sì. e altri due, forse Maryland e Stanford, a livello di programma, appunto soccer program, è stato, è stato uno top. che è arrivato più volte nelle fasi finali. Voi siete arrivati nelle fasi finali quando c'eri tu? Sì, due volte. E, um, Fasi finali per spiegarlo significa sì. vincere il proprio, la propria conference Inferenza. regionale, esatto. Perché ovviamente ci sono 200 squadre, di un po poco di più, di, di division 1 divise in più o meno 20 campionati regionali. E se si arriva a primo, se si arriva nel ranking tra le top sì. 40, è un processo particolare. Comunque, se si vince sì. il campionato, si va poi a fare i finali Assolutamente, sì, che poi sono anche lì, sarebbe da stare qua delle ore. Quindi ce un... l'hai l'anello tu perché è non un... hai portato l'anello? Due ce cioè no. l'hai portati. Eh. Eh, poi magari sì. mandiamo una foto o qualcosa ecco gli anelli sono quelli le trasciate eh, sì. bellissime, bellissime americane dove ogni volta che vinci un campionato arrivi al sweet sextino fai quei, quei accomplishment quei grandi sì, convinzioni sì. ti danno eh, ma qual è un, è un anello comunque che non metterei mai no, vale ma veramente. solo perché vale tanto e a dopo un'ora di, di averlo penso mi verrebbe un crampo al dito <ride> perché comunque <ride> è un uh, molto heavy come, come, come anello. Eh, però no, è bellissimo perché comunque un ricordo che io penso nel mio immaginario avrò anche probabilmente a 50 anni nella mia cabina con magari i quadri eccetera avrò sempre questo anello qua lì perché comunque... Fanno le cose per bene, nel senso che il mio cognome, il mio numero, sì, il le logo. fasi nazionali, il logo. Comunque è un ricordo bellissimo, uno dei bellissimi ricordi che questa esperienza secondo, secondo me ci lascerà per sempre. Sicuramente. E, e facendo un, un passo indietro, però, tu hai iniziato sì. in Iowa, come io ho iniziato sì. a Nashville, in Tennessee, tu hai iniziato a Des Moines, in Iowa. Un anno e mezzo, due anni che sei venuto. Ho fatto, fatto un anno e mezzo, um, spieghiamo, nel senso, Iowa. Eh, è una NIA perché poi appunto il sistema americano collegiale anche io ero poca conoscenza e quando una volta trasferito là appunto sapevo un po' già però poi bene diciamo ho afferrato il concetto perché appunto ci sono diversi livelli collegiali Division 1 Division 2 Division 3 e la NIA che appunto diciamo è quella Uh, mi sembra la terza o la quarta a livello, collegiale. sì, c'è cioè una cosa particolare la Nea In realtà, puoi trovare giocatori molto, molto forti come che te. Che ho fatto esattamente, che ho incontrato. Il problema loro è quello più probabilmente dell'inglese. Se sbaglio, esatto. È un problema che cioè, il problema dell'inglese è un problema anche di uh, contratti già magari che avevano avuto in precedenza, magari in Europa. E tante volte, il, appunto, per regole collegiali che poi anche lì potremmo entrare proprio regole in i contratti no, che vabbè, sarebbe, sarebbe un mondo infinito e, um, per regole anche di età a volte non perché non praticamente l'NCAA Division 1, che è, ripeto, è quella più prestigiosa, con l'etichetta più prestigiosa, però ha delle regole molto molto severe ferrate, esatto. sul chi può partecipare e chi no. Quindi se tu hai avuto un contratto da professionista, per esempio, non, sei, non e puoi. E hai superato una certa età, esatto. non ti ammettono nel sistema NCAA. Esatto. che appunto In più le NCAA Division 1 sono le top scuole anche a livello accademico, quindi se tu esatto. vuoi entrare devi sapere anche l'inglese. La cosa quello. bella, appunto, penso che condividi con me poi... Però, che in America appunto questo sistema collegiale um, non puoi essere solo bravo a, a giocare a calcio, nel nostro caso. Se vuoi giocare nella scuola forte a calcio, devi essere bravo anche in classi perché le squadre, molte volte, le squadre migliori sono anche. Le scuole migliori a livello accademico. Se stai sotto una certa media, non ti puoi nemmeno allenare. Il famoso GPA. GPA, poi è ovvio che sul, sul tema del discorso del, dell'educazione: l'educazione nel senso l'istruzione americana rispetto a quella italiana, potremmo fare un podcast unico sì. e rifletterci un'ora. Perché io sono eh, molto, molto biased, quindi parziale di parte riguardo al metodo americano rispetto Siamo a quello italiano due. che <ride> trovo antiquato e veramente inutile sotto tantissimi punti di vista, nonostante. Sottosviluppato nonostante ti, ti faccia studiare 10 ore al giorno assolutamente, non significa nulla assolutamente. quando mi dicono in Italia si studia di più ma te lo dico anche col cuore sì, sì, sì ma certo, non io è sono d'accordo la qualità dello studio che fa la differenza esatto, vabbè, al di là di quello però saltandolo sì, tu sei partito da NIA, hai fatto... ho delle fatto un anno e mezzo Rio, molto in modo importante perché comunque uh, come ho detto prima forse non cambierei proprio niente di come è andata la mia esperienza perché quell'anno e mezzo lì mi ha dato quasi forse um, la voglia, il desiderio di appunto vedere quali fossero veramente le mie possibilità e dove le mie abilità avrebbero potuto certo, spingermi, spingermi al limite. Forse, sia a livello didattico che a livello certo. calcistico e se la gente comunque non è, i ragazzi non sono... Um, a conoscenza l'Iowa non è diciamo non è proprio la California o Miami sì. quindi non, uh, è un posto molto freddo quindi anche a livello di vita sociale non è stato proprio diciamo sì, sì, il, più semplice. il più semplice però alla fine appunto mi ha spinto quasi più dall'altro lato a, a riflettere a lavorare su me stesso ogni step ogni passo della vita ti, ti, ti dà qualcosa se lo prendi positivamente poi le e, um, i risultati arrivano, io sono di questa convinzione: l'importante è vedere le cose in maniera positiva e andare avanti. Uh, anche ciò che ti sembra un errore poi è quello che potrebbe dopo... avere dei benefici in futuro. Esatto. E, um, al di là di quello, però, invece voglio arrivare al punto dove io adesso mi zittisco <ride> ed entri in gioco totalmente singolarmente <ride> tu no, perché tu hai fatto quello che tantissimi ragazzi italiani um, o comunque europei poi vorrebbero andare a fare, cioè continuare anche il percorso dopo il, um, il college professionistico e quindi in MLS potenzialmente, come sappiamo, molto difficile lo spiegherai tu, ma, oppure partendo dalla USL che è la serie B americana per poi vedere dove si va. E tu se l'hai fatto subito dopo su Costa Carolina, quindi parti, prendi e spiegami tutto perché sono anche io stracurioso di tutto questo percorso. Sì, allora io dopo, la mia, dopo aver terminato la laurea appunto, quadriennale a Costa Carolina, um, ho avuto di nuovo la fortuna, la bravura di, di avere um, a due ore di distanza una squadra di USL Championship, che appunto è la seconda divisione americana, la serie B americana, um, che si chiama Charleston Battery, che è stata sì, appunto sì, la mia sì. prima squadra professionistica. E um, quell'anno lì col, uh, con Coastal Carolina, la mia scuola collegiale, eravamo arrivati appunto ai Nationals, alla fase finale, eravamo usciti, uh, se non erro, ai, ah, no, ai 32esimi del torneo uh, con Wake Forest. Um, e quelle parti lì sono tutte comunque trasmesse in televisione nazionale. Sì, perché SPN, eh, è ehm. veramente una piattaforma, SPN, è veramente una piattaforma incredibile che dà possibilità, secondo me, appunto a persone come me, in questo caso, um, di farsi vedere appunto su un, certo. su un canale nazionale, come se guardasse una parte di NFL quasi. Vero. E che qua in Italia, appunto, come per fare l'esempio, magari come Anche le primavere. Solo, esatto. o e appunto ho avuto la fortuna che in questo campionato qua nella spring che poi perché era successo durante il covid mm. eh, non so se ti ricordi sì, sì, sì. era nel, perché di solito le, i campionati collegiali eh, calcistici il programma al soccer program Rout avviene Trigo. nella fall che praticamente è l'autunno in America si divide in pratica um, l'anno in due fasi per, per gli atleti, gli student athletes e diciamo tutti i programmi il calcio il basket ehm, eh, l'hockey tutti Anche il football americano, football americano ehm, sia un periodo uno dei due solitamente a volte può variare ma solitamente sia un periodo di rest di pausa che è allenamento puro, che è che, di... che forse è peggio, sì. è più faticoso <ride> di quando si è in stagione. E poi l'altra parte dell'anno è la stagione campionato. col campionato. Appunto il calcio, il soccer, uh, Era si giocava nella folla l'autunno, quindi si iniziava agosto più o meno a allenarsi fino ad agosto e si finiva poi a dicembre, esatto. fino alle fasi finali e poi nella spring che sarebbe la primavera, da gennaio a Da maggio. gennaio fino a maggio ci si allenava amichevoli sì. con altre però. E appunto. Per colpa del Covid quell'anno lì um, avevano spostato il, la soccer season, la stagione di calcio, alla spring Sì, me lo ricordo, il 2021 Perché nella fall um, c'erano ancora degli issues, dei problemi Sì, sì, era ancora lo testare. strascico di... Nulla comparato a quello che succedeva in Italia. Assolutamente. Ma comunque non le università. Nel discorso. No, perché io e te per <ride> fortuna, perché poi ci Però... troviamo, per fortuna ci troviamo. Ad ogni modo sul, sul, per quanto riguarda il 2020 era ancora momento pandemia e si è preferito spostarlo nella Spring 2021. E, nella Spring 2021 appunto stesso campionato come sarebbe stato nella folle, solo in diverso temp tempistica diversa e mi ricordo che in, quella, in quel semestre lì era forse stato in division 1 il mio semestre migliore perché mi sembra in 15 partite comprese le fasi finali ho realizzato mi più o meno 10 gol qualche assist con anche premi diciamo che mi hanno aiutato sicuramente a mettere comunque il mio nome un po' certo. in giro in conoscenza ed è lì che i battery E' appunto da lì che il battery Charleston Battery poi l'allenatore guardando anche comunque in televisione è entrato in contatto appunto col mio allenatore certo. eh, del college e ha appunto fatto richiesta perché io andassi a fare il ritiro con loro e poi dopo due settimane di ritiro preso Firmato, firmato il contratto primo contratto da professionista. da professionista è arrivato il tick blu su Instagram. È arrivato <ride> <ride> che non cambia niente, essere un tick blu. Siamo d'accordo. era una battuta. Però professionista <ride> però, sì, uh, e dopo, lì hai tanto, fatto bene. dopo tanto tempo di appunto, come dicevamo prima, lavoro e eh, una soddisfazione comunque, comunque grossa. grande, grossa sia per me che per uh, le persone che mi vogliono bene intorno a me che sono state con me negli alti e nei bassi di questo percorso lunghissimo che, che vedo solo all'inizio quasi io ancora. E, mh, e lì hai fatto bene? E lì è andata, è stata è stato una stagione bella e particolare perché mh, sempre per colpa del Covid è stata un po' strana, abbiamo iniziato ah, un po' dopo, eh, però io... Eh, da internazionale, da giocatore internazionale, perché poi se entro anche in questo discorso qua, in America in ogni squadra professionistica ehm, esistono sette posti internazionali nelle squadre. Sì, sono come gli extra comunitari qua. Esatto, sì, c'è un, uh, un massimale di sette persone internazionali che sono uh, contratti disponibili. Quindi per me è stato proprio una, una soddisfazione, perché. Perché comunque, sei uno tra sette, non tra sei sette. uno tra 25. Esatto. E, come sappiamo arrivano da tutto il mondo i ragazzi che vogliono giocare certo. a pallone in qualsiasi country in qualsiasi posto a livello professionistico ed è per quello che MLS è molto, ancora più difficile eh, accedere perché tanti ci sono possibilità tu in primis eri uno di quelli che avrebbe potuto ma il fatto che i posti da extra comunitario ti, ti ecco ti Aumentino la competitività così tanto, ci sono 40 squadre in posti disponibili, mettilo per 5. Assolutamente. E tutto il mondo. Ci vuole andare, non siamo solo noi, perché quei posti vengono occupati anche da Giovinco, Piri, Gerard, Iguain, Messi Backham. e compagnia esatto. bella. Quindi, e Quindi prendiamo di quei posti è molto, è difficile. molto difficile. Però e... ti metti in mostra, ti fai vedere Però... quello che hai fatto e quello ti ha portato a fare altri due passi. Se sbaglio, sì. Allora, dopo quell'anno lì a Charleston, che è stato sicuramente l'anno di mia quasi nascita nel mondo professionale, professionistico. Um, professionale era professional, sì, un po professional. <ride> un sono contento che vedo che ogni tanto succede anche a te magari di fare troppo, qualche... troppo, troppo. Eh, non so se sogni in inglese anche a te ogni tanto okay, grazie, Su quello ho ogni, <ride> sicuro ma non, non riesco neanche a ragionarci più su, su come sogno eh, però sì um, <ride> vabbè ritornando al, i passi che hai fatto dopo Charleston esatto dopo Charleston um, io avevo ancora un anno di contratto a Charleston in verità però diciamo che è arrivata durante la pausa invernale perché il campionato americano, proprio per, quest per questioni di temperature, eh, va da, va da appunto marzo fino a fine novembre, non gio d'estate giochiamo, perché dicembre-gennaio e inizio-febbraio sarebbe quasi impossibile giocare in alcuni posti come appunto il Nord America, il Canada, eh, anche lo stesso New York Anche forse. per quello la maggior parte degli sport di cui parlavamo prima in college che fanno la stagione nel fall è perché giocano all'aperto. Esatto. Eh, Infatti il basket. Anche, esatto, quelli li fanno in primavera perché se tu giochi all'aperto dal Tennessee in su mh, incontri cioè, temperature esatto. meno 20. Cioè eh. giusto poi Sotto il South Carolina inizia ad essere fattibile anche l'inverno, quindi Florida, Texas, New Mexico, Arizona, California, il resto cioè, vai sotto lo zero di tanto. Esatto. Anche. E niente, quindi questa, durante questa pausa invernale ero in Italia eh, con la mia famiglia e mh, è arrivata appunto l'offerta del uh, Phoenix Rising, squadra di Phoenix, Arizona, che è diciamo probabilmente la squadra più grande la società più grande nella USL eh, con ambizioni appunto di mls perché spieghiamo che lì no. non, non esiste promozione non esiste um, relegation retrocessione, retrocessione. Um, C'è solo una questione di brand awareness. Cioè più, brand awareness, più sei di, grande come piazza, più sei grande come, è più e più hai possibilità di fans, essere. di mani, Giusto. di soldi. Perché comunque bisogna quasi comprare la, la licenza, appunto, per entrare nell'MLS. Che mi sembra ad oggi sia intorno ai 100-140 milioni. Eh, vedi io, Sono cifre comunque importanti, anno ora fa, no, ripeto non sono sicuro della cifra, certo, quindi non certo. vorrei, no, però ci, siamo, ci siamo, siamo su quelle cifre lì, eh, quindi um, anche arrivando prima e vincendo il campionato uh, sicuramente ti dà più possibilità perché magari attrai... Uh, Potential buyers, sì, sì. sì. Soldi, soldi, possibilità, tutto. però finché non appunto, hai la possibilità economica, finanziaria, certo. non e nonostante quella, anche se l'hai, io credo che comunque ci sia un processo. Che, sia un processo perché io ricordo lungo. quando Nashville SC, io ero a Nashville il primo anno e mezzo sì. e non aveva una squadra di MLS, però poi aveva fatto una sorta di applicazione, no? Insieme ad altri E Nashville e Cincinnati erano state prese in MLS. Mentre ce n'era, mi sembra un altro paio. Che non ne avevano ancora avuto l'opportunità Ancora ad, ogni ad modo, oggi Ogni anno mh, ci sono più squadre che hanno più soldi Che hanno più possibilità E che vogliono entrare nel franchise E quindi la MLS ovviamente vuole ingrandirsi E, e, più e lo sta facendo Perché comunque il, anche il, il calcio in America sta veramente eh, nascendo Ma è, era già nato, però sta veramente crescendo Direi quasi... Un, in maniera, maniera grossa, in maniera importante tra quattro anni sicuramente con i mondiali secondo me sarà il, il momento che il calcio prenderà anche lì uh, una forma molto grossa. Certo, certo il, il calcio negli Stati Uniti è cioè la mia teoria come chi l'ha vissuta non si è sviluppato così tanto come ha fatto in Europa perché la diversità di possibilità nel fare uno sport in America è totalmente ecco, è, è enorme rispetto a quella che è in Italia. Diversa, in Italia noi nasciamo, noi. prendiamo una palla in mano, iniziamo a dare due, due calci, e mettiamo per Sì, terra Quasi due calci. in America più basketball. in America, quanta football, gente anche no. che ha giocato con te. Ma anche bravi giocatori che però ti dicono: Ma io ho giocato tu. dai 8 ai 9 anni a baseball, dai 9 ai 12 ad hockey, dai 12 ai 14 a, a, a basketball e poi calcio. Assolutamente e loro hanno magari 8 anni di esperienza in calcio quando tu ne hai 18. Perché è da quando ne hai 3 che giochi a calcio. Calcio, infatti in Europa siamo più avanti, non c'è poco da fare Questioni ancora. È una questione di cultura diversa. Però ci sono sempre più giovani adesso che si stanno appassionando da piccoli al calcio, come tanti fanno già con il basket e il football americano, no? quando anche quelli che partono da piccoli a giocare a basket. E quindi c'è sempre più guarda. Secondo me, io sono convinto. Sono curioso, soprattutto sono convinto da un po' di tempo perché uh, si vede già il flusso di allenatori, giocatori che con voglia e desiderio di trasferirsi appunto negli Stati Uniti um, però sì, eh, tornando alla mia storia um, Phoenix grande Phoenix, squadra Ha uh, avuto questa opportunità um, grossa comunque dopo solo perché io a Charleston avevo giocato quasi metà anno perché anche a livello di documenti cioè, um, poi bisogna spiegare che essendo internazionali deve arrivare appunto il visto lavorativo perché di nuovo in America um, lo sappiamo come funziona diciamo non, um, non è così facile non è così facile lavorare stare appunto um, io appunto per col contratto del calcio lavorativo ho un l'H così? P1, ah, P1. P1 che è un, appunto il visto lavorativo ok um, non so perché foreign, il, si chiama foreign alien Okay. Eh, appunto, una volta arrivati i documenti hai la possibilità di iniziare a giocare. Avevo fatto metà stagione, avevo fatto molto bene, arrivo al Phoenix, eh, ho questa opportunità grossa eh, e appunto la prendo e mi trasferisco sulla West Coast, che non, in cui non ero mai stato, quindi anche un'esperienza. Totalmente nuovo da un punto di vista sociale, e curiosi, tanta curiosità, ovviamente, perché tutti i miei anni li avevo trascorsi praticamente sulla Ice Coast. Ice Coast e Midwest, è Midwest, hai fatto. Esatto. E, e quindi niente, arrivo a Phoenix, che è un posto incredibile, e ma nel, anche nel deserto, interessante, quasi. nel deserto, totale, nel senso che esiste la, appunto la città di Phoenix. Un'altra città che si chiama Scottsdale, che sono più sì, o meno. Sì, 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 state una volta. Due città, le due città più importanti dell della regione. Sì, Scottsdale, Scottsdale, Scottsdale è quella dei parties, delle Scottsdale è un po' una Miami, un po', <ride> è il paese dei balocchi, diciamo. <ride> <ride> si può entrare anche su quell'argomento di sì, sì, più tardi. No, però tornando su, invece una cosa seria, penso sia la capitale chirurgica quasi dell'America. Dell America, boring. Un, <ride> boring. <ride> No, va bene, è vero, è vero. <ride> Però invece sempre su questo filo, ora Phoenix, hai fatto un po' di presenze? Sì, no, Phoenix è stato un anno molto, molto particolare, nel senso che appunto ho speso lì da febbraio fino a um, fine agosto, poi va bene, arriveremo anche lì. Um, è iniziata molto bene, è iniziata molto bene, giocavo sempre, ho fatto, mi sembra le prime sei partite avevo già fatto tre gol e due assist uh, quindi ero proprio molto sì, su, sì, su, sulla, giusta, sulla, giusta on, sulla giusta onda e non volevo smettere però poi anche, non solo a livello personale ma di collettivo, è stato un anno veramente particolare perché era a livello di roster, di squadra, forse eravamo a livello di nomea, eravamo forse la squadra più forte nella USL. E tanta pressione, tante, tante aspettative e mh, la squadra aveva perso il capitano che era lì da un sacco di tempo. Quindi è quasi stato un readjustment, un Sì um... sì sì certo. Poi ne succedono, io non so, in college viene in mente succede una marea di volte con gli infortuni, con uh, appunto indisposizioni, ti cambia perché poi la stagione è corta. Assolutamente. E quindi sono partite tutte vicine. Sono tutte partite vicine a te capitano quelle due o tre partite nella quale una persona o due sono infortunate, cioè quelle due settimane, tre, esatto. e non sono due o tre partite, lì magari sono sei. E questione perdi, momentum, è questione di momento. È questione veramente di momento, ma è anche di fortuna lì perché veramente a volte ti ritrovi ad essere in delle posizioni uh, inaspettate perché hai avuto anche un certo tipo di fortuna. In Esattamente, in è... io sicuramente andando lì ero consapevole della pressione che ci sarebbe stata perché comunque... Um, Phoenix, allora la USL Championship, la Serie B americana um, dipende un po' da che, in che stadio vai, uh, però direi, come a livello anche di tifosi, diciamo di seguito um, più o meno uh, i tifosi, direi su 3000 quasi un average, un average, sì, una Serie C, qualche magari Serie B bassa, direi. Eh, però poi ci sono anche stadi comunque grossi, tipo quello di Phoenix, New Mexico. Um, sì, sì, sì. Stadi che... Phoenix, ogni partita arriva quasi a 20.000 persone, che comunque è un, bel, un, bel è un, un buon numero e, e la pressione di vincere comunque il campionato tutti gli anni. E appunto abbiamo avuto questo anno molto molto particolare Giocatori... Come ci sei finito a Miami? Me lo spieghi Perché io voglio arrivare <ride> lì cioè. Tutti vogliono parlare di Miami Tutti vogliono parlare di, Miami. Vogliono parlare di Miami Sì, diciamo che appunto io um, Sono una persona anche molto pacata Ma anche molto istintiva um, Ho sentito che anche se fossi stato lì Ho avuto una sensazione quasi che non ho mai avuto in vita mia nel senso che anche se fossi stato lì quasi due anni avevo la sensazione che non sarebbe mai cambiato nulla, non so se riesco a trasmettere. Eh, certo um, è anche questione di istinto proprio. Distinto proprio lavoravo ogni giorno duramente extra, eh, però avevo proprio questa sensazione che anche se fossi stato lì dieci anni non, non sarei riuscito mai a dare il mio 100% e non, non avrei fatto neanche del beneficio ai alla società, nel esatto. senso non ma è venuto in mente su una cosa, lav lavoravo duramente, si intendeva hard working, hard cioè working allenamento, sì, 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 <ride> assolutamente, extra work. <ride> extra sì, work. sì, 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 no, sì. No, vabbè, ma non è anche fosse però mi viene in mente che sì. la traduzione era così. Uh, e quindi vabbè, hai, hai e pensato che non fosse il posto esatto per i prossimi per il futuro tuo, futuro mio, sia a livello calcistico che anche comunque um, a livello di vita sociale uh, non mi sarei visto vivere Certo. In quel, in un, a Phoenix o comunque in Arizona, in un futuro, ma anche in un periodo, magari di stop, di, di pausa. Non, non, non mi trovo la a mio ora. la piazza fa tanto, fa tantissimo. fa tantissimo, soprattutto in America. Fa tanto dire perché in Italia, bene o male, dove vai sei in posti belli. Bravissimo, cioè, e, e anche se non lo sei, sei a un'ora. In America, se no, non ti trovi nel posto bello, sei a. Quattro ore di aereo, no, non, non così esagerato, ma comunque Però... hai distanze enormi e veramente a volte ti trovi a non... Esattamente, lo so bene perché comunque Miami Iowa nel senso eh, c'è una differenza enorme anche nello stile di vita di tutti i giorni. E per come sono fatto io sicuramente fa una differenza grossa perché l'approcciare anche tutti i giorni allenamento mentalmente sicuramente... Um, facendo appunto vivendo di sport eh, a livello mentale forse eh, ancora di più dell'allenamento la parte più importante è essere lucidi e sempre pronti mentalmente certo è quello che ti fa rendere e quindi appunto a Phoenix eh, appunto parlando con eh, il mio procuratore eh, avevo espresso diciamo, questo desiderio di, alla società anche avevo espresso questo desiderio di un, voler andare via anche se avevo un, contra un contratto biennale con anche um, opzione per un terzo anno quindi, quindi è stata una decisione, è è stata una decisione importante perché, certo. perché in teoria sarei dovuto rimanere lì almeno quasi, quasi tre anni certo, eh, certo e comunque a livello proprio al, in un modo onesto, in un modo genuino, sia con squadra che con procuratore, ho espresso questo desiderio di voler andare via e, e appunto Miami, uh, Miami FC, um, aveva già espresso desiderio all'inizio dell'anno, quando Phoenix diciamo, era arrivata a fare la proposta. Uh, io avevo appunto quasi detto di no a Miami per andare a Phoenix, proprio per uh, diciamo, l'opportunità a livello di club, a livello di. Poi ti hanno ricercato, cioè poi ti sei... E poi l'interesse fortunatamente anche da una parte non è svanito, diciamo, e appunto appena hanno diciamo, saputo questa, sarebbe stata questa possibilità del mio trasferimento, ci siamo messi in contatto e, e ho avuto la bravura, il mio procuratore, la fortuna di uh, riuscire a trasferire appunto il mio contratto a Miami, perché poi è una questione anche di... Sì, sembra, soldi, tutto, facile, sembra un... tutto facile. quando uno ne parla, no? Ma ti sposti di qua, di là, vai a giocare in America. In realtà è la un... parte burocratica. Processo eh, lungo. In realtà la parte burocratica è, soprattutto per noi europei in America, è quello che ti drena di più. Anche perché se non hai qualcuno che la fa per te al 100%, ti, ci sbatti la testa. Noi che eravamo in college, mi ricordo, ora tu hai un procuratore, hai comunque della gente in società che ti aiuta. Però, e anche in università non ci nascondiamo, abbiamo i nostri advisor, abbiamo persone. Certo, perché certo. Ci aiuta. Però Supporto. a volte ci sbatti la testa perché sei tu da solo lì e ripeto: noi abbiamo famiglie nate e cresciute qua, non abbiamo mh, quei contatti o quelle persone che ci possono indirizzare. E quindi le impari sbattendoci la testa. No? Assolutamente. Ed è tanto, tanto duro lavoro anche da quel punto di vista, mentale, stressante. E, e se riesci a fare i passaggi giusti, è la fortuna, la bravura e anche le persone che ti aiutano poi sei un po' più sereno, sei un po' più calmo sì, sì. perché se no... Sì, a processo. livello appunto burocratico e tutte queste questioni qua comunque essendo da solo la maggior parte del tempo comunque non, non essendo a casa tua c'è sempre questa pressione di aver quasi paura di sbagliare qualcosa e, e sentirsi quasi come dire sbaglio qualcosa chissà cosa succede perché comunque è così, è la verità però ho avuto la fortuna, la bravura di, di sfruttare questo momento Uh, è stato un processo di quasi un mese e mezzo per far capire comunque certo. la lunghezza e il lavoro e poi dopo un mese e mezzo a fine agosto inizio sette metà settembre sono riuscito appunto a trasferirmi a Miami nel Miami FC e, che se alcuni non sanno appunto è l'ex squadra dove allenava Alessandro Nesta passati mm -mm -mm. un sacco di persone abbastanza importanti quella di Becca ma l'Inter È sì. l'Inter Miami anche l'altra è l'altra squadra di Miami Esatto che è quella in MLS in MLS e Miami sì ehm um... E appunto già lì subito. Miami, Miami, dove si trova lo, il campo Allora, Miami, Miami. È proprio nella città centro, di Miami. Okay. E invece inter Miami è a Fort Lauderdale, Che è sì, 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 sì. un po' più su esatto, un po più, più 20 minuti. 40, sì, ma 40 minuti, 40, una quarantina di minuti. Sì, non ci sono stato quando ero andato mai. Bel posto, bellissimo. Um, però sì, è nel centro. Um, e ho casa mia eh, appunto a un quarto d'ora venti minuti. Ce l'hai anche tu in centro di Miami? Sì, a Miami, e appunto è una vita quasi inspiegabile se non la provi poi <ride> veramente, perché Miami è veramente un posto unico al mondo, nel senso che è vario. Proprio io se dovessi definire Miami con una parola probabilmente userei la, la parola varia vario nel senso che um, io anche paradiso se sì <ride> <ride> heaven heaven, heaven. Ah, tutta uh, la Florida please. però Miami no Florida è spettacolare e Miami perché diciamo che hai appunto il centro dove più o meno vivo io uh, sono tutti comunque scendi di casa e hai qualsiasi cosa immaginabile a uh, walking distance cioè passeggiando sì sì, sì. e Sembra quasi comunque quasi una parte newyorkiana, se la vogliamo chiamare così, nel senso uffici, uh, locali, uh, un sacco di persone che comunque camminano, in, uh, che escono dalla palestra, sì, poi sì, vanno sì, a far sì, colazione, sì, vanno... questa vita molto qua, però guidando poi dieci minuti ti ritrovi a Miami Beach che è un è il paradiso, probabilmente. <ride> Però, Miami Beach, ora ti faccio una domanda particolare perché io ci sono stato un paio di volte a Miami no? e non ho vissuto tanto il centro quanto in realtà Brickle e Miami esatto, Beach. Esatto. Uh, Brickle è il quartiere più famoso dove star americane vivono in generale, esatto. è un po' la parte un po' più chic che è in fondo uh -huh. e poi sulla laguna a destra c'è Miami Beach. Che però se tu, io ho un amico che viveva a Bricol, cioè chiunque incontrava Brickle ti diceva Miami Beach è il diavolo, è il demonio, sì, è il, no. cioè ci, ci si sparano una volta ogni sì. due settimane. Vero, ci... Sì, vero e falso, okay. nel senso che um, Miami Beach, che poi alla fine tutti chiamano Miami Beach ma alla fine Ocean Drive, Ocean Drive certo. che è la diciamo la famosa... Via. via con appunto Muscle Beach, tutte sì, queste con, esatto, cose con... famose dei Versace, film che pro... esattamente. Sì. E, um, Ocean Drive Miami Beach praticamente si divide. Uh, sembra quasi di stare in uh, due posti diversi, quasi nel senso che dalla prima fino più o meno alla dodicesima decima-dodicesima di strade. Scusate, e, um, <ride> um, è appunto il paradiso, nel senso che um, sì, 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 vita giù. lussuriosa comunque la definirei quasi, uh, prezzi molto elevati, um, appartamenti, ristoranti di lusso certo, e certo. comunque si sì, vive molto bene. E poi se si continua ovviamente da un punto di vista dell'occhio è tutta bellissima, nel senso Beh, che... È vero. Beh, quello è vero. La spiaggia, le se c'è sempre Sono il sole. Sono le condizioni più che altro delle, de, de, delle persone che, che ci vivono. Più, più va in giù, nel senso più diventa, capito, 20, 25, 30, sempre parlando delle strade. Più va in giù intendi più vai in, in su, o la prima e la dodicesima, la la dodicesima ah. sono quelle vicine a Brickholm, sono quelle più vicine. Esattamente, ah, okay, sono quelle più vicine. E quindi andando più là, quasi dalla ventesima in poi, diciamo, diventa sì, sì, quasi sì, allora più un capito. party spot, nel senso che sono più ragazzi giovani, ma... Um, c'è cioè anche da stare attenti, cioè, un, po da come stare tutti, attenti. un po' come, un po come in città tutto città il mondo, cioè, alla fine, in, in tutta il America il in America c'è il problema delle armi, che però, sulla quale si potrebbe discutere anche lì. Eh, una marea, sì. però ovviamente c'è un pericolo, perché la data in mano a una persona sbagliata e trovarsi in una situazione sbagliata può essere fatale molto no, più no, facilmente. E quindi bisogna stare attenti, soprattutto Già a Miami, perché alla fine, comunque, Miami esatto. varia: intendevo prima c'è un sacco di influenza. Da tutto il mondo, come sappiamo, nel senso l'America è fondata da stranieri, ma Miami penso sia. Sì, poi Miami è una grandissima concentrazione di spagnoli, sbaglio, sudamericani, cioè, sudamericani, comunque, isole caraibiche, certo, quindi certo. si può trovare di tutto, il bene e il male. Mi ricordo un Uber che non parlava inglese, <ride> cioè, eh sì, no, ho preso no. un Uber all'aeroporto. No, questo è un fatto molto divertente perché <ride> fortunatamente par parlando spagnolo. Uh, sì, sì, sono sì. facilitato, però azzarderei quasi a dire che la prima lingua a Miami è lo sì, spagnolo, sì, è non vero. è l'inglese, è proprio una verità perché alla fine, ragazzi che non sanno lo spagnolo, tante volte andando in ristoranti, comunque i camerieri, um, o anche in stores di vicino alla spiaggia per comprare acqua, certo, succhi, certo. Per succhi per la spiaggia, sono comunque tutti persone che arrivano da Sud America o, e parlano solo spagnolo. Quindi, allora eh. mi dovrai ospitare di nuovo perché ripeto, anzi, <ride> devo venire a Miami, a Miami, ad, ad, sì, a Downtown perché mi manca. E, e ripeto, io l'ho sempre vista la Florida come un paradiso, non, non vedevo l'ora di chiedertelo, sapevo benissimo eh, che, che è una grande esperienza. Bellissimo, ma... però se dovessi dare un consiglio a tutti, nel senso... Um, Miami è bellissima viversela uh, con le giuste possibilità, nel senso che se si è ancora un po' acerbi, nel senso sia a livello sociale che lavorativo, uh, consiglierei quasi più di vivere in un'altra città e poi probabilmente più tardi venire ed Scendo. enjoy Miami certo certo eh, no, eh, lo capisco perfettamente quello che intendi perché la vita il costo della vita a Miami specialmente um, è elevatissimo elevato, soprattutto se, se, vuoi fare, se vuoi vivere la bella Miami assolutamente che non significa fare eh, gli yacht, no, no. yacht ma significa stare, eh, stare bene stare a Miami bene. E, um, però sì ma ora io avevo un altro paio di domande perché qua sta tramontando il sole <ride> c'è il crepuscolo che e piano, sfortuna. piano. Piano piano dobbiamo, dobbiamo smontare, però c'erano un paio di domande che volevo farti. Una, a livello di posto e di viverci riguardo le tue esperienze, eh, quali, quali sono quelli che consiglieresti, o comunque quelli che a te hanno dato di più? Cioè quale posto in America sarebbe il migliore per viverci e quale sarebbe il posto migliore da visitare? Allora, um, sicuramente uh, di nuovo ritornando su se si hanno le possibilità, Miami. Viverci, viverci assolutamente, okay. perché secondo dal mio punto di vista lì, da quel punto di vista lì, sicuramente sia a livello lavorativo che proprio di vita sociale um, puoi rilassarti, puoi trovare il divertimento a tutte le ore di tutti i giorni. Poi è una domanda molto generale, nel senso dovrei certo, bisognerebbe certo, vedere, vedere guarda, che tipo sono di persona, persona comunque. <ride> <ride> Quindi, <ride> tipo, se spagliamo, spagliamo in due, se eh? dovessi parlare con te consigliare a te, lo direi Miami, sia viverci che visitare. Dipende, dal, dipende comunque dalla però, persona, è giusto? Dipende dal carattere, da mille cose. Se poi dovessi consigliare invece un posto da visitare, direi Charleston, assolutamente. Perché per chi non lo sa, Charleston è comunque è una città molto storica. Eh, dove appunto approdarono, sbarcarono gli schiavi appunto durante il mercato degli South schiavi, Carolina. South Carolina. Perché c'è un Charleston anche in West Virginia? Che sì, no, South Carolina. South Carolina. E appunto la squadra, per esempio, si chiama Charleston Battery, appunto per la Battery, che c'è il lungomare diciamo, di Charleston, ah, dove appunto sbarcavano tutte le navi degli schiavi appunto a Charleston. Ci sono tutte queste case ancora diciamo, molto old, molto antiche, bellissime, in cui hanno costruito dentro ristoranti che sono molto molto carini. Non è una grossa città, appunto non da viverci probabilmente, ma a visitare, tra eh, 4 giorni, costruita ancora dagli schiavi. Quindi c'è un sacco di storia e un sacco di cose interessanti Bene, da vedere. Perché, vedi, non lo sapevo, non sono mai stato, Bellissimo. se mi capiterà, allora sicuramente Te lo, lo tengo a Poi miente. so che io ti interessano queste cose, esatto, quindi no, sì, sicuramente. Poi in America, che è ancora più raro quando si parla di storia, perché tantissime appunto è una storia è... veramente brevissima. Se poi, anche cercandolo online Charleston è stata votata anche un paio di volte città migliore per vivere negli Stati Uniti. Quasi. Ah, io, io nella, per la mia esperienza, il consiglio è Nashville, in Tennessee. Bellissimo. Eh, per quello che ho vissuto io, sono stato un paio di weekend <ride> a Broadway, in giro con uh, Cappello e Stivali. eh, eh Lo so. eh Molto country, molto bellissima, è una, è sì. una vibe... Particolarissima. Anche le persone quasi comunque. È una vibe particolarissima. Sì. Io all'inizio non me ne sono accorto, nel senso quando sono... La prima esperienza che ho avuto a Nashville, no? in America, tu arrivi eh lì beh. e dici questa è l'America, sì, no. questa è una era una cosa particolarissima, bellissima, che però non è tutta l'America. Cioè, e ci sono e forse l'unica... Cioè la, proprio la bellezza la, la capisci quasi quando vai via, bellissimo. penso. Sì, verissimo. E infatti poi io quando sono andato in Ohio anche io facevo i weekend. Ah <ride> la eh, primavera. Andavo giù dai miei amici in Tennessee. E, vabbè, comunque due bei posti nel caso qualcuno voglia andare in America e non è prone ad andare solo a New York di tour. No, anche a Miami esatto, di tour, sicuramente anche New, a New York. Sicuramente New York. Esatto. Quelle sono le classiche, c'è tanto tanto altro in America. Se volete qualcosa che... di particolare, non c'è solo, diciamo che non c'è solo New York e Los Angeles. Esatto, anzi, come lo stato più bello, ma a livello panoramico per me è stato l'Utah. Io l'ho passato. l'ho vissuto in viaggio, cioè qualche giorno, un paio di giorni, ed è un mondo a parte. Beh, certo, detto, tu in Arizona è... lo vedi l'hai visto comunque Bravissimo. perché è il rosso dei canyon. E lo Utah è. È incredibile. Così, di nuovo così. dipende che persona sei, perché magari vero, vero. io sono stato anche a Las Vegas, che è completamente un, sì, uh, sì, un panorama sì. diverso. <ride> Però il paese dei Forse quello proprio il paese dei Balocchi. E magari uno preferisce farsi un beacon così. Certo, certo, dipende. Eh, Un'altra domanda che volevo farti, perché poi mentre parlavi mi è venuto in mente che a Costa del Carolina dove eri tu? Eri con le palme e in spiaggia praticamente: Myrtle Beach. Beach, cioè. Uh, sì, Bella vita sì, in non college, normalissimo. Sei passato appunto dall'Iowa anche lì a Myrtle Beach. Uh, io ero in Ohio, bello, ma poi d'inverno si gela. Sì, comunque. quasi te hai fatto quasi a Nashville. <ride> sei andato in Ohio. Sì. Che per carità è un posto comunque. No, vabbè, alla fine, alla fine, come sai, in America poi la maggior parte delle volte sono house parties. Esatto. La maggior parte ah, delle volte. Sì, io stato Vogliamo andato già, già, andato <ride> già lì. No, no, parlavo perché poi ecco la domanda. Non sono arrivata alla domanda, volevo <ride> dirti dimmi. Ma quindi American Pie è vero, <ride> <ride> è vero? Allora, a me, guarda, a dirti non è vero, quasi, forse mentirei. Nel senso che um, il mio primo approccio appunto all'house party, che poi forse è la cosa più American Pie. Che non so, sì. uh, poi tu che Ohio State potremmo stare probabilmente qua. No, la domanda l'ho fatta io. Te. Te. <ride> quindi rispondi tu. E, um, no, però sicuramente è un, uh, un modo di fare. Di fare festa completamente diverso, dovuto anche sicuramente al appunto alle location che sì, cioè no, non ti permetto. Una domanda, una domanda, così nel senso era per tirare fuori comunque una cosa che sappiamo entrambi: <coughs> cioè che ehm, il college in America ripeto pure per noi che siamo stati atleti, e quindi durante la stagione, per esempio, certo, abbiamo certo, regole molto severe. Noi abbiamo firmato un contratto a inizio anno, firmavamo sì, per esempio sì, regole in CAA riconosci i ma anche interni della nostra dell allenatore, del programma, certo. allenatore che ci ha fatto scrivere per esempio non famoso si può 72, ore non 72 ore non bere prima della partita. di 72 ore non bere di qualsiasi allenamento noi avevamo sì. quindi praticamente mai, mai ehm, poi Diciamolo, quando si vinceva una volta sì, diciamo E c'era che... la pausa il sì, giorno ma... dopo Ma erano house parties Esattamente, e non perché era tu... il, la discoteca Non era assolutamente la discoteca Noi in stagione non potevamo andare sì. a ballare fuori no, Perché noi. se per caso qualcuno ci avesse fatto una foto E postata sui social media Che ora sembra chi ti fa la foto chi fa... In realtà se sei uno studente atleta Se sei uno che fa football americano basket Ti fanno le foto tutti Siamo noi, già il calcio, già il un, po calcio un po' meno Però può capitare, e il coach viene a vederlo tu eri in sì, stagione, eri ti... in discoteca, c'è il rischio. C'è il, il rischio di fare le borse di studio, c'è il rischio di mille casini. Quindi no, no. era un house party dopo le parti che le... un house party classico dove classic c'è un inoltro di indirizzi in giro per. Purtroppo ci sono sì che volano a destra e a sinistra. E il, e la, se l'appartamento è il tuo Diciamo che Non, sei non si sa chi, chi entra e chi esce Quindi <ride> ma cosa, ecco, cosa Però è bellissimo, di quello, dai, è bellissimo però Quanto ti sei in divertito Italia, Sì vabbè ma siamo divertiti <ride> ma in, Italia, in Italia se tu pensi a una cosa del genere Cioè il fatto di fare un house party no, quasi... E invitare gente che non conosce. Cioè, quindi dire al tuo amico Dillo, dillo a dei tuoi amici Che lo dicono ai suoi amici Sì, 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 sì Cioè qua è follia sì, Perché è... far entrare in casa mia eh, Una no, persona eh... Già un amico Secondo me anche proprio A livello di cultura È proprio sì, è quasi sì, è, vista tutto... come una cosa Quasi Lì no Lì c'è, cioè, Ma lì, perché no. sono case comunque affittate È dove diverso, Si vive da soli Cioè hai vent'anni ehm, Ma sì, poi Ci conosci, conosci un sacco di gente Poi ovviamente Ho io Ora Correggimi se sbaglio, ma si parla di quante? 50 60000 mila? Più di 60 mila, la terza esatto. più grande. Quindi è difficile, diciamo, conoscere tutti, ma ehm, essendo atleta forse anche quella è una cosa bella, che vero. conoscendo anche magari, capito, dici, ah stasera facciamo venire il lacrosse team, vero, uh, vero. la squadra di lacrosse, e ah, magari le becchi in palestra o... È un modo di networking, io Esatto. Um... E poi, che poi dalla fine è il sistema americano, se vogliamo proprio esatto. farla diventare sì, un, sì, a sì, livello sì. proprio eh, il networking quotidiano anche nel college, tra classi, camminate, lezioni. Mense alla fine. Sì, perché poi appunto noi lo facciamo anche tra atleti, cioè lo facciamo soprattutto tra atleti, ma il vero sogno americano è il networking in classe, assolutamente, collegiale, assolutamente. quello che crea il business nel garage, poi nasce, nasce lì. Noi abbiamo un'idea, siamo insieme, siamo ci siamo amici e poi ci mettiamo in garage a creare qualcosa. Bravissimo, um, bravissimo. Ripeto, noi a livello atletico, ora mi viene in mente a Doyle State, mh, grossa come eravamo, tantissime persone, cioè tantissime tanti atleti che erano olimpionici, no? Assolutamente e sì. Se non ci Fosse stato quel cavolo della cavolo di pandemia? Io ero a Tokyo a vedere le Olimpiadi a vedere Mamma le mie amiche mia. che facevano Ma Le scherma. possibilità che ti dà. E ci sono tra l'altro due delle mie migliori amiche là che sono della squadra di hockey. Ok. Canadese tra l'altro, Emma si chiama, saluto anche, dovrebbe venire qua in Italia. Ha vinto la ah. medaglia d'oro alle Olimpiadi okay. di Pechino di hockey. E l'altra americana che giocavano insieme certo. ha preso la medaglia d'argento. Ci cioè, hanno giocato contro il nazionale in finale in nazionale. La bellezza di anche appunto del, del sistema del collegio americano. Sì, ah. sì, sì, sì. E, e quindi sì, vabbè, la parentesi Festa era per dire che poi nella primavera si può fare di più. Ci si, Assolutamente ci, ci si, conosce, si conosce una marea di gente, c'è tante possibilità ecco, di conoscere certo. gente, di, di divertirsi vabbè, anche. American Pie esiste. American <ride> <Ricampaio> Pie <ride> esiste. Um, Un'ultima domanda per chiuderla in nota emotiva. Semi perché qua veramente il sole sta tramontando. È stata una Non so se sia più bello ora o quando siamo, abbiamo iniziato. <ride> è veramente spettacolare. Questa è Genova, questo è quello che ti manca un eh, po' sì. di più quando sei là all'inizio. Eh. Se si può parlare di emotività, è il contatto, forse appunto, con la propria città natale, il proprio, proprio passato. Però appunto questa è la bellezza. Il, il mare, io mi ricordo essere una delle cose quando era a Nashville, la primo anno e mezzo, ma poi anche in Ohio, cioè svegliarsi e guardarsi a destra e a sinistra sì. e non vedere il mare per uno come noi che ha sempre vissuto sul sapendo mare. che da quella parte da quel lato lì c'è il mare concordo io Un attimo, per me anche il periodo Iowa diciamo il periodo del primo anno e mezzo comunque svegliarsi e non avere è quasi è quasi uh, non so se sei d'accordo ma è quasi come sentirsi soffocati quasi non avere lo sbocco del mare per me è sì, quasi sì, sì, sì. una sensazione a cui ovviamente noi non eravamo abituati e dico la verità: è stato anche uno dei probabilmente motivi per cui poi io ho scelto comunque posti sempre sia dopo Costa Carolina che Miami, ora uh, sulla costa che appunto. Svegliarsi tutti i giorni in questo location, in questi ambienti qua, sicuramente Infatti, mentalmente aiuta. Io sono sicuro che tu, anche come me, quando tornavi, poi magari d'inverno la spring break o l'estate, cioè andate a vedere il tramonto o a stare sul mare a cioè, Io spendevo un sacco no? di giornate solo a ammirare la bellezza Diventava veramente esatto. Cioè, tu tornavi e il tramonto e dicevi: Ma perché non l'ho mai ammirato prima così tanto? No? Perché eh. non ho mai così sul mare. Um, ah solo sentire il rumore delle onde come sentiamo adesso noi sicuramente andare là e poi tornare stando vivendo là ti fa apprezzare cose che prima veramente andavano quasi che non notavi neanche, ora invece vivendo là e tornando qua, un sacco di cose che noti che prima certo. davi per scontato. Vuoi. Ora, abbiamo già parlato, abbiamo già parlato prima del de tuo procuratore, che è stato importantissimo nel, nel farti prendere una scelta, mi hai parlato della tua famiglia. C'è qualche altra persona nel tuo percorso da quando sei piccolo, da quando eri al Genoa, eh, che ricordi con un piacere che ti ha aiutato a crescere, ad essere quello che sei eh, oggi? Che No, sicuramente la mia famiglia in primis, ma se dovessi proprio scegliere una persona, mio nonno forse, che non so se. però che fin da bambino, nelle famose che poi alla fine Begato era una trasferta. Sì, sì, mi ricordo. Eh, tutti i giorni mi veniva a prendere a scuola e, o a casa e mi portava 40 minuti, mi guardava al freddo anche a volte, allenamento per poi riportarmi indietro. E appunto, darmi la perché mi hai lavorando, da, dandomi la possibilità appunto di continuare a giocare e vivere, continuare a vivere quel sogno lì da bambini che e ti rimane per sempre. All'epoca, il... appunto, cioè, connettendoci proprio a questo discorso qua, all'epoca davi per scontato quasi che mio nonno mi venisse a prendere certo. e mi portasse a casa poi alla sera alle 7, um, però adesso se, se ci penso. Probabilmente non sarei qua se non avessi avuto nessuno che mi avrebbe dato yeah. la possibilità di appunto, andare anche solo allenarmi tutti i giorni. Di crederci uno che ti dice forza. Di crederci, crederci tutti i giorni, è forse la cosa più importante. Beh, sono contentissimo per te, ti, ti, ti auguro il meglio, ma so che è un futuro brillante che hai avuto. E magari un'altra volta lo facciamo in inglese un podcast assolutamente <ride> e, um, e niente davvero grazie grazie per grazie essere grazie a stato te qua. è stato per un essere. piacere vederti anche sentirti appunto è, è sempre un piacere lo non, ci perdiamo, lo non rifarei, ci perdiamo lo rifarei quando vuoi Va bene. allora ripeto un grazie a tutti anche che ci ha ascoltato e alla grazie posso. mille ciao